Bentornato su Gossip in the News. La sinistra giornalistica e la sinistra politica prendono come eroina la signorina Boccia perché serve a danneggiare San Giuliano. Perché dovevano Sallusti sinistra dovevano giornalistica? Perché Sallusti ha chiesto le dimissioni di San Giuliano. Ma perché non mi vuoi far parlare? È estrema quando arriva, quando arriva al tema politico. Lei pretende le risposte. Quando arriva al tema politico non me lo vuoi far dire. Mai. No, ti voglio il far motivo dire per che cui si salta addosso giornalista. A San Giuliano, perché San Giuliano aveva messo le mani sugli affari e i circuiti di interesse politico della sinistra in quel ministero che lo ritiene cosa sua, questa è cosa nostra. Quindi ci sono i soldi del cinema con cui noi formiamo gli intellettuali che fanno le interviste contro la Meloni. Vediamo i numeri. Prima del Covid abbiamo visto che la sinistra non si è limitata dal fare le sue nomine. No, ma Italo, ma devi fare un film. La sinistra giornalistica e cinematografata ha infiltrato l'elettrice della Meloni nella segreteria di San Giuliano. Lui si è innamorato. Ma lei sa ascoltare ogni tanto? Vuole solo parlare. Ti leggo tre cose soltanto. Ma tu devi dare San Giuliano Franceschini prende il fondo a 540 milioni, lo porta a 850 milioni, da 306 milioni in più al cinema. E sappiamo come funzionano. C'è un film che ha preso centinaia di migliaia di euro, ha avuto 29 spettatori. Vabbè, abbiamo sentito su questa questione. Dopodiché San Giuliano taglia 100 milioni e gli saltano addosso. Dopodiché. E quindi la Boccia è l'esito di questo? No, San Giuliano è la vendetta. San Giuliano no, il motivo per cui la sinistra utilizza la Boccia come eroina per colpire. Posso San chiedere Giuliano. Una cosa, Bocchino? Posso chiedere una cosa? Abbiamo visto quel servizio su Cinecittà? Possiamo dire che i metodi della destra nelle nomine non si discostano da quelli per i quali accusava la sinistra? C'è l'amichettismo nella stessa maniera o no? Allora, dobbiamo uscire dagli infingimenti. La politica fa le nomine scegliendo le persone che conosce ritenendole di qualità. A volte fa bene, a volte sbaglia. Sbaglia più a sinistra che a destra. Vabbè. C'è una differenza di amichettismo. San Giuliano arriva e dice: fermi tutti. Noi diamo un contributo ad un film, va bene, ma questo regista che ci propone il film, è possibile che Muccino, che poi fa le interviste contro la Meloni ovviamente in campagna elettorale, no? Che dice chi è Giorgia Meloni e perché è pericolosa, fa A casa tutti bene, che prende 6,3 milioni di contributo, 6 milioni e 300 mila euro di contributo e si assegna 3 milioni e 300 mila euro di appannaggio per la regia. Dice San Giuliano: se ci sono i soldi pubblici c'è il tetto di 240 mila euro. Vabbè, ma abbiamo sentito uno che se questo ritende, è il motivo credo, per cui sono saltati addosso a San Giuliano. Che San Andrea Giulia, Occhipinti, San su Giuliano, questo, per cortesia, San Giuliano li aveva colpiti nell'interesse.